Ciao Cristina Scuccia. Ciao. Suor Cristina, ciao. Grazie. Suor Cristina per tutti, Suor Cristina soprattutto per te, per tua scelta, della famiglia delle Orsoline. Della Sacra Famiglia. Siamo una piccola famiglia di circa quasi 80 suore, comprese anche il Brasile, insomma, e la Corsica. Siamo proprio poche e sarà lo spirito appunto della Sacra Famiglia che ci fa vivere proprio questo spirito di famiglia. Senti, tu sei suora anche nella fiction, adesso anche sul palcoscenico, perché interpreti nel musical Sister Act la parte appunto di una suora vera. Tu sei la timida novizia. Sì. Non sei per niente timida tu. Sì, guarda, ti dico che lo sono. E appunto questa è la cosa straordinaria, che io nella vita sono molto timida, anche non amo neanche tanto parlare, però appunto la musica mi permette di aprirmi ed essere realmente me stessa e comunicare, trasmettere anche dei messaggi importanti come appunto l'amore, così come ha scoperto Suor Maria Roberta, la novizia in Sister Act, che appunto tramite Dolores scopre di avere questo dono, e nel momento in cui lo scopre trova quasi la chiave per comunicare, per tirare fuori se stessa e forse anche annunciare agli altri ciò che lei ha scoperto, molto simile insomma alla mia storia, diciamo. Per te questa chiave è stato il canto? Per me la chiave è stata il canto, perché in realtà, cioè, se io veramente adesso su due piedi ci ripenso, io mi emoziono sempre, perché la storia della mia vita è, non lo so, potrei scriverci un libro, non lo so, mi emoziono veramente. Perché te lo chiederanno, te l'hanno già chiesto. No, ancora non è successo, però quando ci penso e dico veramente solo lui poteva fare delle cose così grandi nella mia vita, e soprattutto mi viene in mente quel salmo che dice sin dal profondo tu mi conosci, no? Da sempre conosciuto, e questo è vero, perché in realtà formato nel segreto da sempre di mia madre, sì, da sempre tu mi hai conosciuto, insomma, cioè, io mi sento veramente testimone di questa cosa perché ne faccio esperienza tutti i giorni, perché come ti dicevo il canto è stata la mia passione sin da piccola. Ma è stata... Come mai? Avevi qualcuno in famiglia che cantava bene? No, in realtà sono cresciuta in parrocchia, è stato il coro della parrocchia che un po' ha stimolato questa passione in me, perché cantando in parrocchia ho scoperto di avere questa voce. All'inizio ero piccola, mia mamma mi assecondava, beh, facciamo maturare in lei questa cosa, vediamo un po', ma crescendo sentivo proprio che avevo l'esigenza di cantare e soprattutto di studiare. E niente, poi insomma ho studiato, io mi sono diplomata in ragioneria, e è il momento appunto della scelta per me, soprattutto degli studi, è la cosa più difficile, perché io avrei voluto studiare appunto una scuola di musica, ma veramente di musical, che mi formasse a 360 gradi. Perché ti piace il musical? Non a tutti i ragazzi piace. Ma perché ti dà la possibilità, almeno per quanto mi riguarda, siccome io anche proprio ho questa necessità fisicità, di muovermi anche, sì, quindi io sento che posso esprimermi a 360 gradi, o la cantante sia con rock, il corpo, o il musical, sia con la voce, sia che riesco a... Secondo me poi anche la formazione a 360 gradi per un artista in generale, insomma qualcuno che vuole, cioè qualsiasi ragazzo, qualsiasi persona che ha come ambizione insomma il mondo dello spettacolo, penso che il musical formi abbastanza, sia una possibilità insomma di formazione a 360 gradi. E niente, quindi appunto... Tu cosa cercavi col canto? Allora, in realtà inizialmente era solo quasi... un dimostrare, forse anche ai miei genitori che hanno fatto veramente tantissimi sacrifici anche per mantenermi gli studi di canto, così, dimostrare a loro che ero capace di fare qualcosa. Perché e soprattutto che non ci credessero? Di portarla a te. No, perché siccome era come quasi un modo per ricambiare tutti i sacrifici che facevano per me, no? E quindi sempre dover fare bene per loro, per ringraziarli di tutto quello che facevano per me. Ma il canto inizialmente è nato proprio come una cosa di... per mettermi al centro dell'attenzione, diciamo, per espormi, per farmi vedere. Infatti all'inizio, poi, quando ho avuto la chiamata sul palco, che è avvenuta mentre cantavo, danzavo e recitavo... Un giorno, mentre cantavi, San Paolo era a cavallo, tu eri sul palcoscenico. Perfetto, è stato così. Sì, le parole di un copione, interpretavo il ruolo di Suor Rosa, che è la fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline. Che parole erano? Erano: avresti il coraggio di lasciare la tua vita, la tua famiglia, tutto per Cristo?
tutte le volte che io salivo sul palco e ripetevo queste parole, perché praticamente Suor Rosa era una ragazza sfacciata, devo dire la verità, perché veramente ci vuole coraggio ad andare da altre ragazze e dire: avresti il coraggio di lasciare tutto? Tu lo per faresti, Cristo? Cristina? Beh, l'ho fatto, cioè l'ho fatto come nella mia esperienza, quindi provo a testimoniarlo e a fare anche con altre persone, anche se devo dire che oggigiorno è veramente difficile dire di sì a Cristo, perché il mondo propone realmente tante cose ai giovani, no? E quindi tutto questo frastuono è veramente difficile ascoltare la sua voce. Io devo dire grazie anche alla mia famiglia che mi ha sostenuto quando, insomma, ho deciso come di intraprendere. Come l'hanno presa? Felicissimi. Ma va! Sì, perché i miei genitori appunto mi hanno sempre, sono, ti ho detto, sono cresciuta in parrocchia praticamente. Poi ho avuto la fase dell'adolescenza, mamma basta, non mi dire che devo andare a messa. Non sentivo il senso, perché era un'imposizione per me. Quindi c'è stato quel periodo lì che io mi sono tuffata soltanto sul canto, cioè la mia vita era il canto, la mia motivazione il canto, veramente era ciò che alimentava ogni giorno. Com'è cambiata questa motivazione? Perché anche adesso il canto oggi è parte, sì, della tua vita. Sì, perché è completamente diverso, perché infatti c'è stato un cammino anche lì con il canto, perché all'inizio, quando ho deciso di intraprendere, di seguire Gesù, non riuscivo più a cantare, perché io da sempre ero cresciuta con quel concetto del canto uguale spettacolo, uguale bellezza, uguale tacchi, uguale trucchi, uguale qualcosa che non andava con la vita che io stavo scegliendo. E infatti veramente facevo veramente fatica a cantare, nonostante le suore credessero in me e mi spingevano sempre a farlo. È stata l'esperienza in Brasile, perché ho avuto questa bellissima... Sei andata con i Meninos de Rua a fare un po', con, sì, i bambini di strada, no? Fare un'esperienza di volontariato. Sì, è stata una grazia. Ho fatto 2 anni di noviziato in Brasile. 2 anni? Sì, quindi una fase importante della formazione. Sono andata in Brasile e lì il canto, che all'inizio era messo in discussione, non riuscivo a cantare, lì il canto è diventato il dono da donare, perché attraverso la musica cioè, degli episodi, tipo, non so, primissimi tempi mi è stato affidato un gruppo di 50 adolescenti. Io non sapevo parlare portoghese e comunque avevo un'esperienza completamente lontana dalla loro, perché comunque ti parlo di adolescenti che vivono in periferie, quindi ragazzi drogati, ragazzi comunque con storie di vita. Sì, avevo dei ragazzi madre, cioè delle situazioni molto particolari. Io ero coetanea, però avevo un vissuto completamente diverso. Come facevo ad entrare in comunicazione con loro? Come facevo a comunicare con loro? Soprattutto a trasmettere che comunque la loro vita, nonostante fosse comunque difficile, nonostante però ancora nel fiorfiore della loro vita, insomma l'adolescenza, dovevano tutelarla, no? Come fare? Attraverso la musica sono riuscita a comunicare. E che musica cantavi? Sia dalla musica, insomma, perché in Brasile la musica è una cosa, cioè, fondamentale. Nella pelle, no? Sì, tipo le messe sono animatissime, e quindi la gente cominciava, ha scoperto che io cantavo, quindi mi supplicava a cantare durante la messa, quindi tramite i bambini, una volta tramite loro, che avevo un coro di bambini, suonavo con loro, una volta, un'altra domenica cantavo insieme ad altre persone, e le persone mi ringraziavano per questo, quindi cioè, io sentivo di aver fatto veramente tanto per loro, è lì che il canto è diventato... Mettere a frutto i talenti, questo era il tuo talento, hai detto ok. Ecco, ma la famosa frase, un dono servizio, ve lo dono, ecco. Ma ti è venuta spontanea o ci avevi pensato prima? No, perché quello che vivo, capito, cioè okay. non è un qualcosa che ci ho pensato. Tu fai ancora catechismo ai bambini e animi la messa in parrocchia? Sì, quando, insomma, quando la mattina alle 10 sono a Milano, perché appunto c'è questa rivoluzione, tra virgolette, una la domanda mia vita. Banalissima, ti senti più soddisfatta, poi è difficile essere sinceri, ti senti più soddisfatta a cantare con i bambini animando la messa o su questo palcoscenico, per esempio, a interpretare una parte cantando? Sono due cose completamente diverse, ecco. Devo dire che quando canti con i bambini sei spensierata, insomma, cioè non hai quel carico della responsabilità, insomma, poi comunque quando stai su un palco, cioè comunque senti anche una certa responsabilità. Tu ne hai due responsabilità.
In che senso? Di cantare bene sì. E poi anche soprattutto la responsabilità non sono di portare Cristina, il tuo abito. Io porto il mio abito, io porto la chiesa, io porto la mia congregazione, quindi comunque sento tanto questa, cioè questo, tra virgolette, peso, ma non è proprio un peso, è veramente una responsabilità importante, no? E niente, quindi diciamo che cantare con i bambini è molto spensierato, cioè mi permette di essere anche molto spensierata, ecco, quindi mi ricarica quell'esperienza lì. Quante persone te l'hanno chiesto, te lo chiedo, ma sei una suora vera ancora? No, ma sono suora Cristina in realtà, che interpreto su Maria Roberta, anche se comunque ci sono molte affinità con suora Qual Maria è la Roberta, più grande affinità? Il canto. Questo modo di esprimere appunto la fede, anche cantando, le nostre esperienze di vita tu cantando. Tu sorridi sempre, il canto può essere anche malinconico, può essere anche triste. Beh, sì, insomma, il canto, cioè ci sono quei momenti anche in cui ci si rifugia, cioè io tipo, per me la preghiera quando mi metto in comunicazione, anche forse quando ho i momenti, anche perché ce l'ho anch'io, i momenti un po' più di fragilità, è sicuramente la musica, il canto mi coccolano, diciamo così, mi permettono di rifugiarmi in quella cosa lì e mi permettono di soprattutto mettermi in comunicazione con Gesù. Senti, ma la vocazione religiosa, la scelta che hai fatto tu, è per tutti o bisogna essere un po' strani? A parte che non mi sento strana, mi sento una ragazza come tutte le altre. Nessuno ti ha fatto pesare che questa scelta è un po' particolare? No, ma seppure c'è stato, perché anche magari è successo all'inizio, inizio, magari anche forse anche in famiglia è successo, perché non dico da parte dei miei genitori, però comunque è una scelta... Parenti, amici? Sì, la prima cosa che si pensa, oddio, una ragazza morta. Ma non è così, cioè è una ragazza che ha perso, non vivrà più la sua vita, no? In realtà non è così, perché si pensa, veramente si ha questa idea della vita religiosa come una cosa cupa, una cosa pesante. Invece cioè, Papa Francesco è proprio il primo a dirci, chi incontra Gesù può essere triste, ma assolutamente no. Quindi a Però maggior ragione una consacrata. Avrei fatto delle rinunce pesanti. In che senso? Cioè, nel senso, non perché so, quando come si segue. Sì, però, cioè, lui ti permette di trovare una libertà interiore. Cioè, allora, ti faccio un esempio. Tu vivi in una comunità con due suore molto più grandi di te. Sì. Non ti manca l'amicizia di coetanee tue, per esempio? Ho tantissime ragazze del pensionato nella stessa casa, quindi non c'è, nel senso il Signore ci dà sempre l'aiuto al momento giusto, nelle tappe giuste della nostra vita. Quindi, e poi devo dire che le mie consorelle, nonostante la loro età, però portano quest'animo giovane, quest'animo veramente da innamorate, come dire, per cui non senti molto il distacco. Cioè. Tu hai detto che dopo la cresima non ne potevi più della messa, cioè, vivi tutto come un'imposizione. No, perché così. La vivi, cioè anche i giovani, cioè, con i quali insomma a volte insomma mi confronto, no? Vivono questa cosa come una cosa noiosa, come una cosa troppo distante da loro, e a volte anche Dio come una regola, perché la fase dell'adolescenza è la fase in cui devi sperimentare cose nuove, e Dio invece è nella nostra mente, perché non è così, è colui che ti dà delle regole, che ti impone un certo tipo di vita, per cui l'adolescente che ha bisogno di sperimentare delle cose lo vede come quasi uno ostacolo, almeno ti sto dicendo la mia esperienza, lo vivevo proprio come un ostacolo, qualcosa che, e poi non lo sentivo, perché dovevo, cioè lo vivevo veramente come un'imposizione, per cui se non sentivo quella cosa perché dovevo andarci, avevo bisogno veramente di scoprirne il senso, scoprire soprattutto la presenza di Dio, perché cioè, fino a quel periodo lì ero cresciuta in parrocchia, ma perché i miei genitori praticavano, mi portavano con loro, io ero felice di farlo, però appunto quando è il momento più difficile, proprio quello dell'adolescenza in cui cresci, in cui anche magari i tuoi coetanei ti prendono in giro, ma cosa fai? Vai a messa? Cioè, allora lì è il momento più difficile, no? Allora secondo me è proprio... Cioè, se penso ai giovani, no? Forse c'è bisogno di ravvivare anche un po' la comunicazione della fede. Sì, 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 cioè, c'è bisogno di questo. E anche per questo dico, ho visto le risonanze anche di questo nostro gesto di uscire dalla nostra comunità e rischiare per Cristo. È il motivo per cui hai partecipato a dei talent, hai provato ad entrare? Sì, appunto, abbiamo insieme, dico, abbiamo con le mie consorelle...
quasi rischiato per Cristo, ma infatti le risonanze sono state tante, belle, soprattutto le risposte arrivano dai giovani, dagli adolescenti. Mi è successo di fare un concerto e durante questo concerto c'erano degli adolescenti, insomma, che ballavano così, e una ragazzina mi si è avvicinata insieme ad altre ragazzine e mi fa: ma tu sei la nostra ispirazione. Io ho cominciato a riflettere su quella cosa lì, ho detto: un adolescente che vede come si ispira quasi a una consacrata, non è comune. Certo. Però, cioè, a parte che cresce nel senso di responsabilità, ma è una cosa bella che gli adolescenti oggi abbiano appunto come non anche punti di riferimento, no? Soprattutto quello, sì. Le critiche ti hanno fatto star male? Guarda, io le critiche, se sono costruttive, le accolgo con gioia, se non sono costruttive sorrido sopra, perché io non posso imporre nulla, niente a nessuno. Tu non ti sei mai sentita usata dallo star system in cui sei entrata così inaspettatamente? No, cioè, all'inizio, inizialmente sono stata travolta in un sistema che noi non ci aspettavamo, perché realmente siamo andate a The Voice per annunciare la gioia del Vangelo, ma non mi aspettavo neanche che le quattro sedie si girassero, ecco. E quindi c'è stato un sistema completamente nuovo che ci ha travolto, cioè inizialmente veramente il telefono squillava continuamente, cioè era tutta una situazione particolare, però insomma dopo... Questo può distrarre? Dalla vita che hai scelto, una vita comunque... Devo dire grazie a tante persone che mi sono state vicine e soprattutto anche alla mia comunità, perché la comunità è anche fondamentale in questa cosa, perché il fatto di ritornare alla tua famiglia, alle tue radici, ti aiuta tantissimo. Senti, ti hanno chiamato un sacco di persone, ha messo anche su Twitter Madonna, ma anche Whoopi Goldberg, giusto? Sì. Ti ha in qualche modo contattata? Ha fatto una tu conoscevi citazione. Suor Maria Claretta, sì. Da interpretare, ti piaceva? Sì, ti avresti voluto interpretarla magari quando eri ragazzina? In realtà non ci ho mai pensato, però sai, quel film, insomma, inizialmente quando guardavo il film era una cosa che ti travolge, quindi... Questo musical non ti costringe a fare una parte diversa dalla tua, quindi forse ti senti anche meno... Sì, mi sento tranquilla. Ti senti a casa tua. Me stessa. Però questa Suor Maria Claretta è un po' birichina, cioè... obbediva un po' poco, aveva delle motivazioni nobilissime. Allora ti chiedo, come ti rapporti con le regole e con l'obbedienza, che soprattutto a 27, quanti anni hai? 27? Difficile, no? L'obbedienza di oggi, grazie al cielo, è dialogata, quindi non ci sono imposizioni, non ci sono, cioè, insomma, si dialoga con i superiori e si sceglie qual è il cammino migliore per me e per la comunità in generale. Quindi devo dire che non è una cosa che, oddio, mi toglie il fiato, non è assolutamente così. Non sono ai livelli di Suor Maria Claretta, grazie al cielo, cioè di Delori. E poi però queste suore un po' cattivelle, anziane... Ecco, ma siamo proprio in un'epoca completamente diversa. Ma in ogni caso le hanno lasciato diretta. Fare quello che voleva alla fine, sì, ringraziandola anzi, poi, no? Sì, poi c'è proprio l'incontro finale tra Deloris e la Madre Superiore, quando dicono in fondo... dicevamo la stessa cosa ma non riuscivamo a capirci, cioè, insomma, quindi cioè, sono due linguaggi diversi, ma che in realtà... No? Poi lei non aveva molti obblighi perché non era una suora vera, tu sì. Sì, vabbè, ma ripeto, i nostri obblighi, le nostre regole sono veramente solo, come dire, quasi... come posso dire? Una strada? Sì, una strada, qualcosa che ci permette sempre di andare in una certa direzione, ma non è un qualcosa che ti... un'imposizione, cioè non è una regola vera e propria, è un aiuto, ecco, è un mezzo, è qualcosa che ti dice, ti aiuta veramente a camminare nella direzione giusta, quindi realmente io non vivo questa cosa del... E se ci sono delle obbedienze che uno non capisce, ti è mai capitato? Ti affidi perché sai che Gesù non ti fa mai del male, quindi tramite i superiori ti affidi e sai che l'obbedienza tramite i superiori è l'obbedienza comunque a Cristo, dici siccome ho questa fiducia che Gesù mi ama alla follia, quindi magari lui scrive cammini retti per strade ai nostri occhi magari che sembrano storte, ma in realtà lui ci conduce per il cammino giusto, quindi ci affidiamo perché lui va oltre. Il tuo più alto superiore chi è? Il mio? Più alto superiore chi è? Gesù Cristo. E poi il Papa? Cioè, il Papa è la Madre Generale. È la Madre Generale. Sì.
Ti è simpatico Papa Francesco? L'hai incontrato? È una follia. Sì, sì, ho avuto modo di incontrarlo durante un'udienza generale e gli ho consegnato pure la prima copia del disco. Si è messo a sorridere, come fa sempre. Sì, voi con questi occhi veramente da... Però tu da hai nonno, detto una cosa... Sembrava facile, ma tu hai detto sì, lui ci ha detto di uscire, veramente lui parlava delle periferie, ma tu hai detto che periferie sono tante, quelle esistenziali andate... sono anche nel mondo dello spettacolo. Secondo me è proprio per, non tanto forse neanche nel mondo dello spettacolo, comunque tipo anche la TV o qualsiasi altro veicolo, è un modo per... comunicare agli altri, no? Quindi cioè bisogna forse oggi, cioè io se penso Gesù alla genialità e alla creatività che ha avuto anche nella mia vita per chiamarmi, forse è quello che lui sta chiedendo a noi, di essere creativi e geniali nel modo in cui oggi il mondo ha bisogno di questa testimonianza di fede, no? E quindi forse anche un modo per la TV, lo spettacolo, questo teatro. Mezzo è anche Senti, un modo Cristina, per arrivare ai cuori delle persone. Sor Cristina, tu facendo questo spettacolo, interpretando una giovane suora in Sister Act, cosa pensi di comunicare, al di là della bellezza della tua voce? L'apertura della Chiesa. Uno, perché la storia di Sister Act ha in sé proprio... Cioè, io dico che è la spiegazione della mia storia un po'. Ha dei passaggi molto simili a quello che insomma io sto vivendo. E soprattutto spiega questa cosa di mondi diversi che si incontrano, ma che comunque è questo cammino anche di apertura della Chiesa, stimolato forse anche da persone esterne come De Loris. De Loris ha dato uno stimolo alla comunità religiosa di aprirsi, e quell'apertura lì ha dato tante risposte. E un po' è quello che insomma forse oggi è richiesto alla Chiesa, Chiesa Madre, e che grazie a Papa Francesco insomma stiamo facendo dei passi anche in avanti ad aprirci alle diversità e ad accogliere tutti, perché la Chiesa è madre, Dio. Il problema è che sono gli altri che non accolgono la Chiesa, non solo la Chiesa che non accoglie gli altri. Lo so, ma intanto noi cristiani facciamo il nostro cammino e soprattutto siamo responsabili di testimoniare questo Dio misericordioso e non un Dio che impone o dà delle regole. Dio prima di tutto ama qualsiasi tipo di persona. Non trovi che però molti giovani soprattutto non si oppongono a Dio, ma semplicemente Dio è per loro indifferente? Eh sì, ma quella forse è anche responsabilità nostra, perché dovremmo fare più rumore, tra virgolette, e testimoniare ancora di più che Dio è presente tra noi, che Dio è... Forse, ripeto, è responsabilità nostra, che già l'abbiamo incontrato, di avere questo coraggio, di ancora di più rischiare, stare lì per le strade e evangelizzare questi giovani a cui forse ancora Dio è indifferente. Io sono la prima, mi sento responsabile. Magari è un po' difficile, non ci hai pensato, ma in quello che canti adesso tutte le sere sul palcoscenico, qual è la frase, il brano, i versi che più esprimono te? Te li farei cantare, ma so che non vuoi, almeno dimmeli. Guarda, ci sono veramente passaggi importanti, ci sono dei momenti belli, come ci sono delle coreografie belle che esprimono la gioia della fede, la gioia anche sia con i costumi. Poi c'è un momento proprio dove dici: Signore, benedici questo show, perché non è uno show, ma è una preghiera, anche una testimonianza, no? Quello che mi succede a me prima di salire su un palco: Signore, benedici tutto quello che sto per fare, perché non voglio essere io lì, ma sei tu. E quindi cioè, ci sono varietà. Tu lo dici tutte le sere? Tutte le volte che salgo sul palco mi affido a lui. Io poco prima, mentre magari i ragazzi fanno altro, le loro riti teatrali, io faccio... I loro riti teatrali? Senti, tu sei stata vicino a personaggi del mondo dello Star System che sono rimasti stupiti da te, qualcuno si è commosso, penso a J-Ax, penso a Pelù, eccetera. Sei riuscita a far breccia in loro anche con un pensiero, magari passeggero, ma con un pensiero su Dio, secondo te? Secondo me non so, questo non lo so, però penso che un po' anche il fatto di incontrarci quei momenti insieme è tolto dai pregiudizi. Soprattutto sì, sicuramente, anche perché c'erano sempre con me le mie consorelle e non so perché vanno matti tutti per la mia superiora, che è Suor Agata, perché così dolce, così, quindi questa cosa sicuramente rompe queste distanze, no? Toglie questi pregiudizi. Senti, il successo, la fama sono una tentazione?
No, perché lo possono essere, ecco, io vivo tutto questo con lo sguardo verso l'alto, quindi non mi lascio tentare da questo, anche perché so che è un passaggio, cioè oggi il Signore mi ha chiamata a questo, domani mi chiamerà a qualcos'altro. Tu però vorrai cantare sempre. Questo sicuramente è un dono che annunciate il Signore, annunciate tutti i popoli le meraviglie del Signore, cantate al Signore un canto nuovo, questo sono chiamata a farlo e lo farò sempre. Tu non sei mai stata imbarazzata dall'abito nero che importi? Cioè ti sei mai sentita a disagio? No, sono me stessa e gli altri mi accolgono così come sono e questa cosa è bella, no? Anche per dirti l'esempio più tra i ragazzi della compagnia, pensa che addirittura mi chiamano Cristina, questa cosa è bella perché non sentono quella cosa dell'abito che a volte allontanano. E questa cosa è stupenda, io mi sento assolutamente infatti a mio agio. Infatti molte suore non ce l'hanno l'abito. Questa è una loro scelta. La nostra scelta della nostra congregazione è di portare l'abito ed essere segno nel mondo visibile anche tramite un abito, no? Come chiusa di questa bella chiacchierata di cui ti ringrazio, una canzone che rappresenta l'anima è una parola grossa, diciamo soul di Suor Cristina in questo momento? Sì, ma un po' pensando anche all'augurio forse che voglio lanciare alle persone che stanno dall'altra parte, insomma, e ci ascoltano, ci guardano. Folle in Free, che è un inedito che è contenuto nel mio disco, che parla proprio di questo, del sì, nel momento in cui si grida il proprio sì alla vita, si trova veramente la propria libertà. Con l'augurio che tutti possono gridare questo sì alla vita e sentirsi liberi interiormente come lo sono io, faccio ascoltare Folle in Free alle persone. È il brano che mi rappresenta di più. Grazie davvero, Cristina. Grazie a voi. Grazie.